Ciao a tutti ragazzi, Bralin, e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Elden Ring. Come potete vedere mi trovo nella bellissima capitale di Leyndell, luogo meraviglioso, davvero. L'ho trovato un po' però eccessivamente grande e dispersivo, ma quello ovviamente è un mio parere personale, ma non sono qui per parlare di questo. Oggi vorrei mostrarvi, secondo il mio parere, la migliore build per il tank. Ben premettendo che questa che vedete non è la build definitiva del mio personaggio. Insomma, poi come sapete si possono cambiare anche in corso le build, magari in NG+, o anche durante la vostra prima partita. Oggi vi darò su dei consigli su come costruire, appunto, come dovrebbe essere costruita la build per un tank. Allora, partiamo dal presupposto che dobbiamo essere bardati. Cosa intendo con bardati? Intendo che, cazzo, qua non ci capisco una minchia, che notte adesso, che dobbiamo avere un'armatura pesante e possibilmente uno scudo a torre come ho adesso. E vi faccio notare che posso schivare anche velocemente nonostante ho lo scudo a torre e così via, eh. Ma perdonatemi, andiamo un attimo alla grazia, scusatemi. Adesso vi faccio vedere le cose che ho e tutto anche. Allora, acceleriamo il tempo perché altrimenti non ci vedo, non vedo una minchia. Vi ripeto che questa è in corso, cioè non è una build completa, eh. Allora, partiamo dall'equipaggiamento. Vabbè, questo ovviamente lo valutate voi. Solitamente io consiglio per il tank armi che prediligono la forza e la destrezza. Ad esempio, appunto, io ho la Claymore. Come potete vedere, scala B in forza e B in destrezza. Però attenzione, scala così perché l'ho potenziata ed ho infuso una particolare cenere nella qua, cenere di guerra, perché altrimenti non scala BB. Ora vi faccio vedere. Prendiamone una a caso, prendiamo. Vedete, io ce l'ho di qualità. Mettendola di qualità, scalo BB. Forza e destrezza. Se va, già vado a cambiare, vedete che cambiano in base all'affinità, vi cambiano le statistiche. Ad esempio, se li metto questa, scala in forza, in destrezza e in fede. Ma fede è un attributo che io non faccio salire, quindi a me non interessa. Detto questo, quindi un'arma bella forte, la Claymore secondo me è una delle armi migliori del gioco, a mio parere, è sempre stata la mia fedele compagna, Fim, da Dark Soul. Allora, poi potete fare come cazzo volete, cioè nel senso potete benissimo farla per dire anche pesante. Pesante scala solo in forza, vedete? Allora, detto questo, e l'arma poi vedete voi, ne voglio provare altre poi, eh. Attualmente mi trovo bene con la Claymore. Anche la katana va bene, per il tank, eh. Cioè, la katana non è che va pensata solo perché è un'arma veloce, allora bisogna pensare che va utilizzata su un personaggio che schiva e basta. No, non è così, ragazzi, eh. Va benissimo anche sul tank. Allora, per lo scudo, appunto, io ad esempio sto usando il Gran Scudo Dorato, mi ci trovo benissimo. Guardate sempre qua l'incremento difesa, che è molto importante, guardate. Un valore elevato riduce il consumo di vigore dovuto all'uso della parata. Quindi, più è alto, meno vigore perdete quando ricevete un colpo di un nemico. Poi ovvio ci sono vari colpi che anche se avete un valore alto ne perdete molto di stamina, però dipende appunto dal tipo di colpo. Va bene anche volendo uno scudo tipo questo, uno scudo no, scusate, uno scudo normale, però prediligo appunto gli scudi a torre. Questo è uno scudo a torre pesante. Per l'armatura, come stavo dicendo, ragazzi, una bella pesante. Questa qua, vedete, pesa 7.5, 17.5. E solitamente le armature più pesanti ci offrono una miglior protezione. Ad esempio, vi faccio vedere, se io vado a mettermi, guardate, l'armatura di Blight, che è sì abbastanza pesante, pesa 13.7, ma guardate come vanno in malus le statistiche. Cioè, guardate ad esempio il fisico e versus impatto. Da 15 va a 12.9 versus impatto e fisico da 18.7 va a 14.6. Quindi cercate di mettere armature sempre belle pesanti. Ad esempio questa la potrei mettere. Vedete? Ci perdo un po' in fisico, però guadagno molto nelle altre statistiche, vedete? Anche in immunità, vitalità e così via, vedete?
dovete fare dei test, insomma. Ovviamente dovete pensare assolutamente a portare su la tempra. Perché dico questo? Perché la tempra è una caratteristica fondamentale per chi gioca tank. E vi faccio vedere perché. Perché la tempra, vedete, determina il peso dell'equipaggiamento. Ci aumenta il vigore quando la facciamo salire, ma anche il carico dell'equipaggiamento. Io adesso ho attualmente 73,8 kg su 111,5 e quindi posso sia parare sia muovermi anche velocemente. Ovvio che se vado a mettermi roba più pesante, ad esempio se faccio una roba del genere, guardate. Non va bene, il tank deve comunque rimanere sempre agile. Eventualmente posso andare in giro così, ma è orrendo da vedere. A parte che è brutto con l'armatura lì. Però vedete, sono comunque veloce. Veloce e posso anche parare. Ho molta possibilità di gioco, no? Ok, un'altra cosa molto importante secondo me, che è stata aggiunta in Elden Ring, non era presente negli altri Souls-like, è lo scudo barricata. Scudo barricata è appunto una cenere di guerra che si può infondere. Datemi un secondo. Ora qua non la vedete perché io ce l'ho già equipaggiata. Comunque, scudo barricata ve l'avevo fatto vedere. Praticamente è questo. L'abilità resa celebre da Sir Nadehard. Non so se l'ho pronunciato bene, sti cazzi. Concentra nello scudo tutta la propria energia, rendendolo più resistente ai colpi per un periodo. E veramente, ragazzi, con scudo barricata, ve l'ho già mostrato in altri video che ho fatto, si può dire che diventiamo praticamente intangibili, salvo attacchi magici, ma gli attacchi fisici solitamente, una volta attivato il nostro scudo barricata premendo L2, finché lo scudo brilla di quel bagliore bianco, se venite colpiti non perdete stamina. E solitamente il nemico quando vi colpisce viene stannato, cioè non è che viene stannato, rimbalza indietro e noi abbiamo la possibilità di fare un contrattacco. Ora, andiamo a vederlo in pratica comunque. Tutto questo. Ah già, i talismani ragazzi, molto importanti. Ecco, questo è molto variabile. Io mi trovo benissimo con talismano artiglio che potenzia gli attacchi in salto. Io li uso spesso. Gli attacchi in salto perché ci permettono di fare tanti danni e anche se usati spesso di mandare il appunto stannare il nemico, stordirlo e fargli il critico. Però qua se volete lo potete cambiare il talismano artiglio. Poi importantissimo ragazzi è questo. Arsenale del grande vaso. O eventualmente se non avete arsenale del grande vaso, amuleto arsenale più 1. Questo aumenta notevolmente il carico e equipaggiamento massimo, vedete lì in basso. A destra. Questo aumenta ampiamente il carico equipaggiamento massimo e ci permette appunto di indossare armature più pesanti, no? Poi, vabbè, questo non fateci caso, lo scarabeo d'oro che uso per l'esperienza, appunto, che ci dà più rune quando abbattiamo i nemici. Importante secondo me è questo, tra l'altro ce ne dovrebbe essere uno più potente, vi faccio vedere, ragazzi. Guardate se lo vado a togliere. Vedete quante statistiche mi vanno in malus. Questo, guardate, 35,588 va a 43,962. Quello versus fisico praticamente è, vedete? Potenza della difesa, resistenza ai danni causati da attacchi fisici standard. La prima è determinata dagli attributi, la seconda dagli equipaggiamenti difensivi e dagli effetti passivi. Quindi, questo è molto importante, anche talismano del drago più 1. Dovrebbe esserci anche il più 2 se non sbaglio. Eventualmente al posto dello scarabeo d'oro, per massimizzare il tutto, io vi consiglio o questo, però dovrebbe esserci di meglio. Questo qua vedete che mi aumenta la resistenza al danno magico. Ecco, dovrebbe esserci poi un talismano che non ho ancora trovato che ci aumenta la resistenza alla magia, ma anche al fuoco e al fulmine al sacro. Vi consiglio quello eventualmente, o più PV magari se volete. Questo qua che ci dà più PV, vedete? O per il tank va benissimo anche questo. Questo qua che ci dà più 5 punti la nostra forza. Vedete, da 42 che ho, arrivo a 47. Insomma, potete sbizzarrirvi, le possibilità sono infinite. Sono veramente una marea. Ora andiamo a vedere alla pratica poi cosa si può fare con il tank.
E credetemi, funziona alla grande anche con i boss questo stile di gioco. Tutto sta a voi, a come giocate, come vi piace giocare. A me, ad esempio, giocare solo di schivate non mi fa impazzire. Anche perché non sono mai stato poi così bravo a schivare. Almeno non qui nei Souls-like. È una meraviglia la capitale, ragazzi. È una meraviglia veramente. Ripeto, questa era per dire una migliore build nel senso di come andrebbe costruito secondo me la build per il tank, no? Questa, ripeto, come ho già detto prima, non è una build definitiva. Per ora sto andando alla grande. Allora, andiamola a vedere alla pratica, appunto. Ups. Alla pratica non si fa così. Dai, questa è stata bella. Non l'ho fatto apposta, la cosa bella è stata quella. Ho guardato male. Non dovevo atterrare lì. Dai, ci stava sta figura di merda. Andiamo, torniamo sui nostri passi, va? Non rifaccio il video perché sarebbe una stronzata, però sta morte qua rimarrà nei secoli dei secoli, amen, per sempre. Vedete come anche una disattenzione, una stronzata mi può uccidere in un gioco del genere? Lì ho sbagliato semplicemente il salto. Però non devo risbagliare perché sennò butto nel cesso tutte quelle anime. Ah, me l'ha messa là. Una chicca, ragazzi. Se perdete le vostre anime, no? E avete paura, appunto, di non riuscire a riprenderle, cambiate l'amuleto, mettete questo. Vedete? Rimosso dopo la morte al posto delle rune. Quindi se voi morite prima di riprendere le vostre rune perse, non le perdete, perché questo ve le protegge. Adesso vi faccio vedere. Sia con quel nemico lì, sia con i nemici giù. Poi, ovvio, dovrei farvelo vedere anche con i nemici grossi, ma ve l'avevo già mostrato in altri video. Guardate, con lo scudo alzato. Ah, però, non mi deve fare la magia, mi deve fare l'attacco fisico. Allora, guardate anche così. Ovvio, prendo danni perché mi fa danni magici, ma guardate che la stamina persa non è poi molta, eh. Questi tendenzialmente, come potete vedere, usano le magie. Però basta un colpo per annientarli. Certo, al livello che sono io adesso, vabbè. Comunque, rifacciamo senza fare pirlate. Possibilmente andiamo a vedere contro quei guerrieri lì. Vedete, dovete guardare sempre bene con la visuale. Dove cazzo dovete atterrare, no? Allora. Guardate, attivo scudo barricata. Dai. Vabbè, in quel caso era un colpo di scudo. Vedete che rimbalza indietro? Anche con quello lì che era un colpo forte. Avete visto che bomba? Quello lì era un suo colpo forte. Avete visto che roba? Ragazzi, mi devo levare dal cazzo. Mi devo levare dal cazzo quella puttana là. Quel cagacazzo là, perdonatemi. Perché veramente. Mi ha rotto il cazzo, eh. Non riuscivo a spiegarvi bene. Ho sempre odiato la magia. Infatti non ho mai fatto il mago in nessun Souls-like, ma mai, mai veramente. Quello è molto importante eliminarli subito, altrimenti con la tromba chiamano tutti. Adesso cerco un altro nemico. Allora, facciamo fuori sti due qua. Anzi, facciamo fuori questo, dai. Ok, ora senza scudo barricata, guardate. Avete visto? La stamina persa non è molta, eh. Ora ha potenziato l'arma. Quella era. L'aveva incantato. Però vedete che quanto reggo bene i colpi. Questo è il critico.
Però grazie allo scudatore, altrimenti non avrei letto così bene. Ora vi faccio vedere anche con questo. Occhio. Questa è pericolosa, eh. Cioè, vedete come difende lo scudatore? È questo che deve fare il tank. Così perdo stamina parando senza, vedete? Ma non ne perdo poi molta. Parando senza scudo barricata. Quando attivo scudo barricata, non perdo nemmeno stamina. Capite quanto è forte questa cosa? Dai. E dopo ogni parata, aspettate un attimo che adesso devo schivare. Hai cagato il cazzo? Sì, fanne un'altra. Loro hanno la stamina infinita, non si sa per quale cazzo di motivo. Vedete, non perdo stamina e dopo aver parato posso usare un contrattacco o quello che voglio, no? No. Ho sbagliato. E ripeto, ragazzi, credetemi che funziona anche con i nemici più forti, i nemici più grandi. Scudo barricata, intendo, eh. Poi, ovvio, se un colpo è particolarmente forte, può consumarvi un po' di stamina. Non l'ho ancora testato al massimo, scudo barricata. Dovrei testarlo su nemici più potenti, ovviamente. Però vi assicuro, ripeto, che funziona anche con loro, eh. Ve l'avevo fatto vedere, mi pare, sui giganti, ragazzi. Sui giganti davvero è una roba ottima. E i giganti sono grossi. Eppure con scudo barricata attivo non si perde stamina. Voglio provare una cosa poi. Ma non mi rompere i coglioni. Voglio provare. Ma vai a cagare. A parare la freccia quella di fulmine. Vedete, perdo vita perché è infusa di fulmine, però comunque la stamina che perdo è poca, no? Se invece attivo scudo barricata, vediamo. Vedete? Sì, non perdo stamina, ma perdo comunque la vita. Però vi assicuro che ho provato a reggere anche attacchi magici potenti, con scudo barricata attivo. È strano infatti che quella freccia di fulmine mi faccia così tanti danni, ma deve essere un colpo particolarmente forte. Bravo. Vedete, rimbalza indietro. A meno che non è un colpo forte il suo, vedete? Rimbalza sempre indietro. Tacco in corsa, tac. Da loro potete ottenere il set completo di Cavalieri di Leyndell. Questo no bueno, eh. Avere due. Cioè, più che altro avere questo stronzo qua davanti e l'altro no bueno, eh. 3, 4, 5. Quanti cazzo ne fa? Alcuni nemici, ripeto, secondo me li hanno fatti un po' troppo forti. Cioè, fan troppa roba, ecco. Poi ci sta perché, ripeto, il gioco è un open world. Però, cazzo, alcuni nemici sono davvero troppo forti. Questi nemici qua in particolar modo sono davvero molto potenti, eh. Però, come sapete, sono sempre i miei pareri personali, eh. Allora, non so se. A parte sì che vi ho fatto vedere già contro i giganti, che non si perde stamina neanche con loro. Però. Vi faccio vedere la prova provata, così ve lo rifaccio vedere e poi chiudo il video. Andiamo a Sepolcri dove ci sono i giganti. Mi devo ricordare dove però. Dove cazzo erano? Andiamo con la mappa, non ci capisco più un cazzo. Qua in alto. Dovrebbero essere qua in alto. Proviamo a vedere un attimo. Oddio, ce ne sono di vari in giro. Vi faccio vedere proprio scudo barricata con i giganti.
Dovrebbero essere qua. In teoria. C'era un punto dove ce n'erano diversi, eh. Non era qua? Cazzo, quelle capanne lì. Le ho viste? Sì, dovrebbero essere queste, però. Dove minchia sono sti cazzo di giganti? O anche contro un orso. Potrei farvi vedere con un orso. Di quelli potenti, intendo gli orsoni quelli forti. Cazzo, vedete, ste rovine non le avevo trovate, ad esempio. Oh sì, è il villaggio di Idrocanto questo. E qua nei paraggi dovrebbe. Perdonatemi, sto cercando di cercare i nemici e quando li voglio trovare non li trovo, cazzo. Allora, sono sicuro abbastanza che qua ci siano, in questa zona qua, che sicuramente non ho trovato una grazia, perché. Andiamo qua un attimo. Perché sicuro lì ci deve essere una grazia che non ho trovato. Poi il mondo veramente è pieno di grazie, ragazzi, pieno zeppo. Cioè, guardate quante cazzo ne ho attivate già. Allora, fatemi capire un attimo, da qua devo uscire. Devo trovare un orso o comunque qualcosa di forte, no? Quello, no? Direi di no. Di là. Di qua. No, 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 no. No, là ci sono i giganti, vabbè. Io voglio farvi vedere proprio con l'orso. Gli ossi dovrebbero essere di qua, se non sbaglio. Giù di lì, porca puttana, il problema è che da qua non posso saltare, cazzo, perché mi sfracello. Cazzo, questo l'avevo trovato. Allora, vediamo di trovare un punto dove poter andare giù, là avanti. Anzi, qua. Bene che fatto, qua. Qua dovrebbero esserci gli orsi, eh. Occhio ai salti qua, che magari sbagliati e vi sfracellate. Vabbè, no, questo no, perché vabbè. È un orso di quelli piccolini. Però comunque vi faccio comunque vedere con la parata normale. Dai. Che bello quando si alzano in piedi. Ah, che brutta cosa quella. Cioè, vedete, non perdo poi molta stamina. L'orso maggiore volevo farvi vedere. Che dovrebbe essere qua. Eccolo lì, quello è un orso maggiore. Vi faccio vedere senza scudo barricata e poi attivando scudo barricata. Un colpo glielo do giusto per portarlo un po' a bassa vita.
Cioè, guardate come regge bene i colpi, avete visto? Colpi molto potenti, cioè, nel senso. E posso sempre azzardare un contrattacco, però vedete, dipende, dovete farlo nel momento giusto. Perché se fate il contrattacco mentre lui sta attaccando... Ah, questa è la presa, cazzo, perdonatemi, pensavo fosse... Poi non mi ha tolto un cazzo, vabbè. Comunque guardate come regge bene. E se attivo scudo barricata? Non perdo stamina. Nonostante i suoi colpi siano potenti, non perdo stamina con scudo barricata. Per questo dico, questa è la build, tra virgolette, migliore per il tank. Guardate come reggo i colpi. Ovvio, poi devo cercare anche di colpirlo decentemente. Merda. Due è cosa brutta. Due è cosa molto brutta. Ma porca puttana, ci hai rotto i coglioni. Posso giocare, eh? No. E comunque dicevo, questa era giusto una prova per farvi vedere quanto effettivamente lo scudo possa essere efficace, no? Vedete? Reggo un botto. Sì, e magari schiaccio R2. Ve lo faccio rivedere con scudo barricata. No, questa l'ha presa. Ah no, l'ha schiacciata. Dai. Vedete? Non perdo stamina e poi... Non volevo far quello. Posso eventualmente fare salto e colpire, no? O schivare. E così via. Allora ragazzi, io mi fermo qua. Siamo già 20, quasi mezz'ora di video, cazzo. Avrei voluto fare meno. Vi ho spiegato un po' di cosette, appunto... E ripeto, l'importante è questo, è importantissimo, l'arsenale del grande vaso, o se non ce l'avete eventualmente l'amuleto arsenale più uno. Comunque sul mio canale ho fatto un video di dove trovare e come prendere l'arsenale del grande vaso, eh? Un'armatura bella pesante, bella resistente, uno scudo torre e un'arma, vabbè, buona, che pompi in forza destrezza. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima, e vi invito appunto a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, ovviamente se il canale vi piace. Bella lì.